Abbiamo qui Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Un onore, qui ospite al nostro stand, qui per rispondere a qualche nostra domanda. Allora, quest'anno nuovo direttore, che elementi di continuità ha voluto mantenere rispetto alla direzione precedente e quali sono le innovazioni più importanti, le principali? Venezia è naturalmente non solo il festival più antico del mondo, uno dei più prestigiosi, ancora oggi è considerato uno dei maggiori festival, maggiori appuntamenti festivalieri del mondo. Quindi non si può tagliare i ponti con la storia del festival, con la tradizione, con tutto quello che ha rappresentato, soprattutto con le battaglie che Venezia, che hanno caratterizzato la storia del cinema di Venezia, la difesa del cinema d'autore, la difesa non soltanto dei grandi registi affermati, ma soprattutto la scoperta, l'attenzione per il nuovo, per le cinematografie emergenti e quant'altro. Ma devo dire che quest'anno abbiamo puntato su molte novità, sull'introduzione di molti cambiamenti che dovrebbero nel giro di qualche anno, i cambiamenti non avvengono mai tutti di un colpo, non si cambia una mostra come ci si cambia d'abito, però abbiamo introdotto molte novità. Abbiamo intanto, ho deciso di ridurre il numero dei film per dare a tutti i film la stessa possibilità di essere visti, magari più volte, in modo da poter recuperare una proiezione se si perde un titolo tra i tanti proposti. Abbiamo per la prima volta proposto di realizzare un mercato del film che a Venezia non c'è mai stato, quindi con l'obiettivo e l'ambizione di riportare a Venezia quegli operatori commerciali che sono indispensabili anche e forse direi soprattutto per il cinema d'autore e il cinema indipendente, perché oggi, in un momento in cui è sempre più difficile trovare finanziamenti e soprattutto distribuire i film, è indispensabile per la sopravvivenza stessa del cinema indipendente di qualità trovare uno spazio all'interno del mercato. E poi infine l'ultimo grande progetto, che è il progetto delle attività permanenti, di un laboratorio di sostegno e di sviluppo di opere prime, che ha l'ambizione di selezionare a livello mondiale 15 progetti e poi all'interno di questi 15 tre film che verranno finanziati con 150.000 euro ciascuno per poter realizzare un film a basso budget da presentare alla mostra dell'anno successivo. Ecco, adesso siamo a 2 giorni dalla fine del festival, quindi è già un po' tempo di bilanci, di prime sorprese, delusioni, aspettative. Ecco, cosa la sorpresa di più? Ma quando si cambia qualcosa che è consolidato nel tempo, si corrono dei rischi, no? Che le novità hanno bisogno di un po' di tempo per imporsi. Quello che mi ha sorpreso di più è che si è accolto invece subito, come dire, quello che stava dietro a questa volontà di cambiamento, no? L'idea di rilanciare la mostra a livello internazionale soprattutto, era diventato purtroppo sempre di più un festival orientato verso il mercato italiano e attento ai media e alla stampa nazionale più che quella internazionale. Ho l'impressione che quasi tutti, insomma, abbiano percepito la volontà che stava dietro a questi cambiamenti, apprezzato certe modifiche, certi cambiamenti nella giornata tipo, la riduzione dei film, il puntare più sulla qualità dei film o comunque sui film e non tanto sul glamour, che pure ci deve essere perché una componente essenziale del cinema ovviamente è il divismo e non possiamo trascurarlo, ma insomma no, il glamour, come si suol dire, non deve prevaricare sull'interesse principale della mostra, che è quello di promuovere dei buoni film, far conoscere dei buoni film a tutto il mondo. E questo mi ha favorevolmente colpito. Già, viviamo periodi difficili, c'è cioè una crisi economica a livello mondiale. Il mercato italiano, in particolare, è uno dei mercati più asfittici, più ristretti, più immobili e più reticenti rispetto ai cambiamenti, all'innovazione tecnologica, alla necessità di adeguarsi a quella che è la realtà della nuova industria culturale. Dicevo prima, il cinema indipendente, il cinema d'autore non può prescindere dal mercato, se non trova spazio all'interno del mercato rischia di scomparire, davvero, e quindi l'esigenza di costruire un ponte fra arte e mercato, fra cultura e capacità di creare occasioni di circuitazione dei film di qualità è un'esigenza della quale non possiamo fare a meno. Credo anche che una mostra non possa accontentarsi di essere soltanto una vetrina, no?
fare il lavoro di selezione è importante, fare il lavoro di scouting nei confronti del cinema meno noto, degli autori meno conosciuti è indispensabile, perché questo è il ruolo principale di una mostra, non promuovere gli autori già affermati ma far conoscere quelli che ancora non si conoscono, e questo è stato anche la grande storia di Venezia. Se pensiamo agli anni 50, quando è stata per esempio Venezia ha fatto scoprire il cinema giapponese che in Occidente era del tutto sconosciuto, beh, questo è, dicevo prima, la funzione principale, che oggi non solo non viene meno, ma deve essere rafforzata. E poi non basta appunto fare il lavoro di promozione dei giovani autori, farli conoscere, andare a scovarli in giro per il mondo, nelle zone più remote e meno frequentate, ma bisogna anche avere un ruolo attivo, no? Allora, il progetto delle attività permanenti esattamente risponde a questa esigenza, cioè bisogna che i festival, e molti lo stanno già facendo, si facciano carico anche di favorire in qualche modo e sostenere la produzione dei giovani autori. Ci sono moltissimi giovani talenti in giro per il mondo che fanno ovviamente un'enorme fatica a trovare finanziamenti per i loro film. Biennale College è un progetto ambizioso, anche un po' rischioso se volete. L'idea è di selezionare attraverso un bando di partecipazione a livello mondiale 15 progetti, cioè 15 giovani autori accompagnati da un giovane produttore, portare questo team di due persone insieme con, no? Sono 30 in tutto, essendo 15 progetti, portarli a Venezia, farli lavorare per un po' di tempo con dei tutors, con dei professionisti del settore che sanno come si sviluppa una sceneggiatura, come orientare il lavoro del regista, come orientare il lavoro dello sceneggiatore, eccetera. Poi bisogna fare una scelta, all'interno di questi 15 ne sceglieremo 3, e questi 3 verranno finanziati, cioè a ciascuno di loro si metterà a disposizione una somma che è di 150.000 euro. Questi 3 continueranno a lavorare per un certo periodo di tempo a Venezia con altri professionisti che gli aiuteranno a sviluppare il piano di produzione. Poi avranno 5 mesi di tempo per girare il film, per montarlo, per fare la post-produzione, per completarlo, e il film verrà presentato a Venezia l'anno successivo. Aiuteremo questi 3 registi, queste 3 opere a circolare in giro per il mondo attraverso gli altri festival, li metteremo sulle piattaforme video on demand di internet, cercheremo di aiutare a vendere questi film alle televisioni di tutto il mondo, insomma li seguiremo anche nella fase successiva, che è quella più delicata della circuitazione, e poi si ricomincia da capo. L'anno prossimo ripartiremo con un altro bando, sceglieremo altri progetti, eccetera. Quindi l'idea è di dare continuità a questo sforzo importante di sostegno ai giovani registi. Abbiamo trovato, bisogna dirlo perché da soli forse non ce l'avremmo fatto, un partner privato che è Gucci, che ci seguirà per i prossimi 3 anni, si è impegnato a mettere a disposizione le risorse economiche per finanziare questi film. Il costo complessivo di tutto il laboratorio sarà ancora più alto, ma abbiamo il supporto del Ministero, abbiamo risorse proprie della Biennale, quindi insomma quel milione di euro che sarà necessario ogni anno per realizzare questo laboratorio è un atto concreto che consentirà a 3 giovani registi di realizzare il loro primo film, e quindi auspicabilmente di accedere alla professione, di poter continuare lungo quella via che li ha spinti, no, ad abbracciare il cinema come forma di espressione e di creatività. E non ci sono criteri oggettivi per cui uno può dire, ecco, si fa riferimento a questo, a questo, a questo, a questo. Quando si guardano i film e si scelgono i film, lo si fa in maniera quasi automatica contando sul bagaglio di esperienze che ciascuno di noi ha fatto. Dico ciascuno di noi perché siamo in 7, no? C'è un comitato di selezione che mi affianca, sono 6 persone, e ciascuno di noi ha una storia alle spalle, no? Come una storia di militanza nella critica cinematografica attiva, di passione per il cinema, di cinefilia, di conoscenza della storia del cinema, di conoscenza degli autori, di curiosità, eccetera, di passione, perché sono tutti elementi che concorrono insieme a determinare le scelte. Ti posso dire, come dire, ci sono alcuni elementi
quando si fa la selezione per un grande festival bisogna cercare di dare, come dire, una sorta di fotografia di quella che è la produzione contemporanea del cinema d'autore, del cinema di qualità, no? Ma anche di quel cinema commerciale fatto dagli autori che contengono elementi di originalità, per esempio. Bisogna cercare di non essere troppo unidirezionali, troppo monotematici, no? Per cui bisogna dare un'idea della ricchezza, della complessità, della varietà del cinema, no? Per cui c'è di tutto in questo festival, ci sono film drammatici, ma ci sono anche commedie, ci sono film di genere, ci sono film horror, ci sono, cioè l'attenzione un po' alla diversità che compone da sempre il cinema e in particolare quello di oggi. Poi c'è un fatto che, guardando gli oltre 1600 film che ci sono arrivati quest'anno, ci siamo resi conto che ci sono dei cambiamenti in atto. Per 10-15 anni, come dire, la grande tendenza è stata quella all'evasione. Il cinema sembrava sfuggire, tentare di evadere da una realtà che forse non piaceva a nessuno. Tutto questo favorito evidentemente anche dalle nuove tecnologie digitali, dalla possibilità di realizzare effetti speciali prima impossibili, e quindi anche un lavoro di, se volete, di sperimentazione interessante e che non voglio denigrare, rispetto alla possibilità di creare mondi virtuali grazie al digitale. Però dopo 10-15 anni di fuga nei mondi virtuali, oggi il cinema, forse anche sotto la spinta della crisi economica e sociale che colpisce tutto il mondo, torna a occuparsi della realtà, torna a occuparsi della contemporaneità, torna a occuparsi dei grandi temi che riguardano la società e la posizione dell'individuo all'interno della collettività, e quindi torna a essere quello che è sempre stato, uno specchio della realtà, un'antenna attenta a quello che avviene nelle società, eccetera. E molti dei giovani registi che per la prima volta fanno il loro primo film dimostrano questa capacità particolare e questa sensibilità particolare che consiste nel saper essere, come dire, ancorate alla realtà del proprio paese, della propria cultura, raccontare storie che hanno a che fare con, evidentemente, o con esperienze personali o comunque con la realtà del loro paese, e questo mi sembra un segnale molto forte, un segnale estremamente interessante. Ecco perché, se volete, oggi forse in questa mostra l'impressione è che ci sia una direzione abbastanza precisa, no? Ci sia una sottolineatura di quel cinema che è più attento ai problemi contemporanei che non a raccontare storie di genere, no? Magari raccontate mille volte al cinema. Sono cambiamenti, come dire, ciclici che avvengono, che avvengono all'interno dell'industria del cinema, e che una mostra non fa che rendere più visibili, perché questo è anche lo scopo di un festival, no? Far capire, far percepire quello che sta succedendo contemporaneamente in tanti paesi diversi e che rappresenta la realtà del cinema contemporaneo. Quello che ci guida nella selezione dei film, al di là dell'esperienza, della conoscenza, della passione, eccetera, cioè il fatto che bisogna guardare i film senza pregiudizi di sorta, senza preconcetti, bisogna lasciarsi investire dal film, lasciarsi sedurre da quello, come dire, che il film propone, dalle emozioni che il film provoca. Allora, se un film ti colpisce per la sua originalità, ti colpisce per il fatto che è in grado di interessarti non soltanto alla storia che racconta, ma al modo in cui la storia viene raccontata, ecco, questo forse è l'elemento decisivo. Allora, diciamocelo, quello che poi alla fine ti fa dire se un film è bello o non è bello, o è più bello di un altro, è il fatto che non basta avere una bella storia da raccontare, ma che bisogna anche saperla raccontare, e che bisogna saperla raccontare in maniera originale, perché c'è qualcuno che dice che ormai tutte le storie sono già state raccontate. Se chiedete agli sceneggiatori professionisti, vi dicono che esistono solo 36 situazioni di base a cui possono essere ricondotte tutte le storie del mondo. Allora, se fosse così, uno vedrebbe ogni 36 film, vedrebbe sempre lo stesso film, no? Perché sono solo 36 le situazioni. Ma quello che conta, no, è la capacità del regista di raccontare
apparentemente la stessa storia in modi diversi, no? La capacità di inventare moduli narrativi originali, personali, di metterci qualcosa di proprio, di personale, eccetera, e questo lo percepisci quando vedi un film, capisci se è soltanto un'opera di confezione o se invece c'è qualcosa di più, c'è un talento, c'è una sensibilità, c'è uno sguardo, c'è una capacità di raccontare per immagini, insomma tutto questo arriva a comporre il giudizio finale di un film. Sono felicissimo di darvi un saluto, di farvi un augurio, non soltanto di darvi il benvenuto a Venezia, ma di augurarvi di continuare a mantenere viva la passione per il cinema e a diffondere la passione per il cinema e l'abitudine a frequentare le sale cinematografiche, perché il rischio che il pubblico si disaffezioni alle sale e decida di consumare il film attraverso altri strumenti, che sono importanti, per carità, tutti noi, anch'io guardo i DVD a casa, ma l'esperienza del cinema in sala è ancora un'altra cosa e rimarrà per sempre un'altra cosa. Il cinema è stato fatto, inventato per essere proiettato su un grande schermo, e l'emozione che c'è nel vedere un film in una grande sala è incomparabile a qualsiasi altra esperienza visiva. Quindi grazie, auguri, buon futuro a tutti.